Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nell'ultimo video che ho fatto mi sono occupato dell'unità di tipo di Tier 1 e oggi invece ci occupiamo del Tier 2. Non farò Starforge, oggi inizierò parlando della tipologia di tech chiamata Foundry. E quindi partiamo dalla ballista, che è una delle prime unità che viene sbloccata. Ovviamente se non avete altre unità a disposizione, questa nel mazzo mettetecela. Tutto sommato il suo lavoro lo fa, attacca alla distanza, diciamo, un attacco tipo splash, non ha tanti punti vita, il problema è questo qua, però ecco, in generale appena potete cambiatela perché ci sono delle opzioni nettamente meglio che poi ora vi dirò man mano che parliamo. King Crab, forte. Indubbiamente questa qua è un'unità forte, non si vede forse tantissimo nei mazzi, ne ho visti tanti 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 di King Crab mentre salivo verso la top ace, adesso se ne vedono molti di meno. La grande forza di questa unità è sicuramente la sua capacità di fare uno splash damage a tutte le unità che gli stanno vicino. Quindi fa molto presto ad eliminare unità con pochi punti vita, come ad esempio le Wasp oppure gli Scorpion, ma soprattutto sono molto interessanti queste unità perché se siete abbastanza bravi da riuscire a portare un King Crab in una linea mineraria, basta un King Crab per ripulirla in pochissimo tempo. Ci sono opzioni migliori? Sì. Crusader, è questa l'opzione migliore? Attualmente sì. Allora, il Crusader ha questo martello che viene sparato addosso all'unità, quindi è un'unità di tipo melee. Mentre la balista spara da lontano, il Crusader deve essere vicino all'unità per attaccarla. Però qual è il punto forte del Crusader? Che è un'unità di sfondamento incredibile. In un meta dove fino a poco tempo fa c'erano i Mortar, ovvero questa unità qui, avere il Crusader nel mazzo voleva dire vincere in automatico, perché mandate questa unità davanti al vostro esercito e questa assorbe tantissimi danni, tantissimi danni. È una delle unità di tier 2 forse con più punti vita in assoluto e vi conviene usarla, e vi conviene veramente usarla. Forse il Mammoth si avvicina al Crusader come punti vita anche se di fatto non ci arriva, mi pare. E quindi quando volete avere un'unità che dà effettivamente supporto alle vostre unità magari di tier 1 come ad esempio i Gunbot o Recall, quello che volete avete, e avete il Crusader nel mazzo, questa è veramente perfetta, anche perché poi i suoi danni le fa veramente tanti danni, presa singolarmente all'unità che decide di focussare, il Crusader fa tanti danni. Quindi questa secondo me è un'unità che dovreste avere nel vostro deck. Bomber, ne ho visti pochi e francamente non so neanche se l'ho usato. È un'unità per il momento che ancora non riesce a trovare spazio nel meta. Penso principalmente da quello che ho visto, dovuto al fatto che costa tanto e poi quando effettivamente esplode di danni non ne fa tantissimi. Magari tra un po' qualcuno riuscirà a farla lavorare. Attualmente vi sconsiglio di metterla nel vostro mazzo. Shocker, fortissimo. È veramente fortissimo. Lo Shocker è lento, magari il Crusader va al fronte più velocemente perché è più veloce. È lento lo Shocker e la sensazione è che sia molto molto fragile, ma compensa con uno splash damage fenomenale. Cioè, se voi questo qui lo mandate in una linea mineraria, un colpo ne trita 4 dei lavoratori. Se l'avversario ha le Wasp, con questo siete sicuri che appena una Wasp si avvicina vengono letteralmente fulminate. Lo Shocker è fortissimo. Ovviamente si può counterare nel momento in cui andate a focussarlo in modo singolo, cade piuttosto velocemente, niente a che vedere con il Crusader che per tirarlo giù veramente bisogna impegnarcisi. Questo è fragile, ma compensa con dei danni veramente micidiali, danni ad area veramente micidiali. Quindi lo metterei nel mazzo se fossi in voi, perché se dall'altra parte ci sono Gunbot, ci sono Wasp, ci sono anche i granchi magari reggono un pochino meglio lo splash damage, però veramente con le unità un pochino più piccole che sono compatte, lo Shocker è fenomenale. Io personalmente fateci un pensierino a metterlo nel mazzo perché se ne vedono tanti ed è veramente forte.
Record Shocker, francamente io questa unità la vedo poco, forse l'ho vista una volta in streaming, io ancora non l'ho usata. Penso che questa unità venga utilizzata poco per via della velocità. Ora, voi capite che lo Shocker è oggettivamente più veloce del Record Shocker, e quando siamo ormai a Tier 2, insomma, non è che c'è tutta questa necessità, secondo me, di fare un recall. I recall sono, secondo me, delle ottime abilità, soprattutto nel Tier 1, quando c'è bisogno di tanta mobilità. Un recall come proprio unità è estremamente forte perché si riposiziona molto velocemente tra una base e l'altra. Secondo me, quando si arriva a Tier 2 c'è bisogno di velocità, e se cercate un'unità che fa tanti danni ad area e che abbia un buon compromesso come velocità, secondo me lo Shocker è l'idea migliore. Mortar. Allora, questa unità l'hanno nerfata veramente tanto. Due patch, due nerf per questa unità. Effettivamente agli inizi era fortissima. Veramente, veramente fortissima agli inizi. Adesso continua ad essere sicuramente forte, però molto meno. Il che vuol dire che se ce l'avete nel mazzo, non sbagliate a mettercela, anzi, perché? Perché se fate dei mortali e riuscite, dei mortar, riuscite a posizionarvi magari vicino a una terza, quasi sicuramente quella terza cade, perché poi venirvi ad ingaggiare, se non si hanno delle unità, diciamo, specifiche, è molto difficile. Io mi immagino di essere un giocatore che sta giocando contro i mortar, che faccio per sfondare le linee nemiche? Guarda, le opzioni sono veramente poche. Ho unità aeree che possono colpire il mortar senza essere colpite, ma questo è molto difficile perché di solito a queste unità vengono affiancate le unità antiaeree. Oppure utilizzo il Crusader. In alternativa al Crusader potrei utilizzare il Mammoth, che comunque sia tanta energia, tanti punti vita. Però ecco, in generale è una unità molto forte. Però state attenti, perché se nel mazzo avversario ci sono i Crusader, difficilmente la vincete. E se l'avversario sa che i Crusader sono la counter perfetta del Mortal, difficilmente la vincete. Quindi fate voi. È sicuramente un'ottima unità, ma non la ritengo flessibile quanto il Crusader. Swift Shocker, è un'unità questa, secondo me, molto situazionale. Io nell'ultimo video vi ho parlato di un all-in molto forte, molto molto forte. Se l'avversario espande, quasi sempre si vince. O meglio, diciamo quasi sempre no, però insomma, avete sicuramente grandi possibilità di vittoria. Si fa una tech a tier 2 fondri a 9 minuti e 59 secondi, si iniziano a mandare le wasp in base dell'avversario, quello non si muove e appena finisce il tier 2 iniziate a fare gli Swift Shocker e le mandate all'attacco. Qual è la grande caratteristica di questi Swift Shocker? Che sono velocissimi. Sono velocissimi. E allora ecco che possono praticamente arrivare nella base dell'avversario in pochissimo tempo. Si micrano. Vuol dire che potete colpire mentre lo Shocker non lo micrate. Lo Shocker dovete micrarlo prima. Sta per iniziare l'ingaggio, la battaglia. Lo Shocker deve essere dietro, dove non prende danni e dove invece di danni li fa. Questo però, una volta che la battaglia è cominciata, difficilmente poi lo potete micrare così bene perché è abbastanza lento. Lo Swift Shocker invece è velocissimo, lo micrate, colpite, scappate, colpite, scappate, colpite, scappate. Le unità di Tier 1 veramente le trita. Quindi se l'avversario non prende le giuste contromisure, questa unità in certe tipologie di strategie può veramente fare malissimo. Valutate voi che tipo di strategia fare, se vale la pena metterlo nel mazzo, provatelo per vedere un pochino come funziona. È un'unità, secondo me, questa situazionale, nel senso che comunque sia, poi ci sono delle unità molto più flessibili, però in generale non è male. Heavy Hunter, fortissimo. Fortissimo in quello che fa. Allora, Heavy Hunter ha una discreta quantità di punti vita. È tutto sommato, si muove grosso modo abbastanza bene, non è particolarmente veloce, però tutto sommato, ribadisco, con l'armata gli sta vicino. È pessimo contro le unità di tipo, contro unità di tipo ground, ma è fortissimo contro le unità aeree, per
Praticamente questo Eevee Hunter countera qualsiasi cosa che voli in modo perfetto. Avete una locusta? Un colpo ed è secca. Prima i butterfly, un colpo ed erano secche, adesso servono due colpi per tirarle giù, ma sempre due sono. Quindi, se volete fare una strategia, e in questa strategia che voi volete portare avanti, avete paura che l'avversario vi possa fare unità aeree? Allora, mettete un Eevee Hunter. Ci sono delle strategie che prevedono due core unit, ad esempio, e tutte e due queste unità d'accordo, tier 1, non sono antiaeree. E allora ecco che se magari la vostra strategia prevede che ne so, un all-in o due basi, e la vostra paura è che vi possano arrivare Dragonfly in base, questo è perfetto. È veramente perfetto. Quando cercate una counter per unità aeree, Eevee Hunter è la risposta. È la migliore soluzione per counterare le unità di tipo aereo, se si parla di unità di tipo ground. Poi ovviamente poi vedremo in advanced fondi che esiste anche il Predator, che è ancora più forte, però insomma per tier 2 Eevee Hunter fenomenale a counterare tutte le tipologie di unità aeree, che poi dice la sua anche a livello di tier 3 contro eventuali Bulwark oppure Catbus. Destroyer è un'unità lenta, si tira giù facilmente, quindi non ha tanti punti vita, ha un discreto raggio a colpire, ma soprattutto ha un attacco sul singolo bersaglio che è pazzesco. È pazzesco, questa qui sul singolo bersaglio fa dei danni esagerati. Ora l'hanno nerfata un pochino sulle strutture, perché prima vedeva arrivare i Destroyer che con pochissimi colpi ti tiravano giù un'espansione, veramente pochissimi. Ora in questo senso l'hanno nerfata un po', però questa unità ti tira giù dalle retrovie chi vuole. Qualsiasi cosa, ovviamente questa qua è un'unità di tipo spara a livello ground, ok? Qua ti dice che è debole contro le core units, perché? Perché il danno è singolo. È ovvio che se voi dalla parte opposta avete le wasp, un colpo e uccide una wasp, siamo d'accordo. Però da che ne uccide tutte, le wasp l'hanno circondato e l'hanno praticamente poi fatto secco, ma possono anche essere granchi. Diversamente dallo shocker, che quando spara un colpo tutte le unità ad area, diciamo in quell'area, vengono annientate. Però ecco, se avete necessità di counterare il singolo bersaglio, questo fa il caso vostro. Che ne so, magari l'avversario ha fatto i mammut e che sono, diciamo, nella front line per assorbire i danni, mentre da dietro i gunbot fanno un po' di danno. Ecco che con il destroyer potete andare quasi a cecchinare praticamente i mammut e togliere tantissimi punti vita, ma anche il crusader. Cioè, questo diciamo che è la counter delle unità ground con tanti punti vita. Valutate voi, se avete nel mazzo, capita a volte di vederlo con delle strategie molto simili a degli all-in, però insomma può essere tranquillamente messo nel mazzo, è più versatile di quello che possa sembrare. Rider, il Rider fino alla prima patch che hanno fatto era un'unità oggettivamente troppo forte. Questa unità è un antilavoratore, cioè questo qui distrugge i lavoratori, e quando dico che distrugge i lavoratori vuol dire che appena ci si avvicina i lavoratori vengono annientati. Questo passa vicino alla linea mineraria e mentre passa vicino alla linea mineraria i lavoratori spariscono. L'ho provato, era velocissimo, i rambai erano oggettivamente molto veloci, quindi se l'avversario era fuori posizione un momento, quello tornava in base e non c'era più niente. Qual è stata la soluzione? Ridurre punti vita, ridurre la velocità. Il risultato è stato che è sparito dal metagame. Tra le altre cose, i giocatori che stanno in questo periodo giocando a Battle Aces sono tutti veterani del mondo degli RTS, quindi voi capite che è molto difficile che un giocatore possa prendere questa macchinetta e riuscire a portare in una miniera online in una mappa come quella di Battle Aces senza che dall'altra parte qualcuno non se ne accorga.
Il fatto che adesso è veramente lento, attualmente è un'unità inutilizzabile. Io vi sconsiglio di metterlo nel mazzo, magari a livelli relativamente all'inizio, quando uno ancora sta prendendo familiarità con questo gioco, può avere un suo perché nel mazzo. Magari ve lo metto in rotazione gratuita, provatelo. Però è estremamente situazionale. Andate ad occupare uno slot nel vostro deck per un'unità che a conti fatti no, non viene ripagata, quindi non mettetelo nel mazzo, il mio consiglio è questo, provatelo, però poi non utilizzatelo quando volete vincere. Ultima è la torretta, io l'ho provata. Come funzionano le torrette? Le mettete nel vostro mazzo, non occupano cibo, quindi potete mettere tutto quello che volete, e sono unità difensive, cioè vuol dire che quando voi state per lanciare la torretta, vedete la zona entro cui potete lanciarla, perché potete lanciarla solo in una zona vicina alla vostra espansione oppure alla vostra base principale. Questa è una torretta di tipo leggero, vedremo poi che ci sono anche torrette più pesanti, e a me non mi piace particolarmente, cioè anche a metterla a difesa non è che fa tutta questa grande differenza. Il discorso è questo. Non ha neanche poi così tanti punti vita, il danno è singolo, quindi boh, io l'ho provata, però assolutamente secondo me è molto meglio metterci delle unità. Se vorranno che queste torrette vengano utilizzate, non lo so, o le cambiano e diventano veramente forti, del tipo base inattaccabile, perché perdere uno slot di carta per una torretta e oggettivamente partire dal presupposto che devi giocare passivamente non ha secondo me molto senso, non se ne vedono a livello professionistico, io non ne vedo nei miei game, anche salendo ne ho visti pochi. Io c'è stato un periodo che le ho utilizzate per vedere se potevo tirarci fuori qualche cosa, ma vi sconsiglio di utilizzarle, ecco, ci sono già i posti slot, questi slot per le vostre unità sono pochi, se le utilizzate per questa torretta non, secondo me, ecco, non conviene. Ok, spero che il video di oggi vi possa essere stato utile. Come sempre, se avete domande o commenti, fate pure, cercherò di rispondere. Io vi ringrazio per la visione di questo video e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao ciao!